bianchi, da qui il termine al Piapua. E cosa fa il Michelangelo? Si mette a sbancare tutto. Cosa diceva Michelangelo? L'opera d'arte è già all'interno del blocco di marmo, bisogna solo togliere il superfluo. C'è da dire che lui prendeva dei blocchi di marmo grossi. Enormi per fare una roba piccolissima, no? Così, Per cui, tipo le perché statue. era già detto. Era già detto, Vaglielo voglio dire. dire lui. Però cosa succedeva? Non so, lui deve fare tipo il Mosè con le corna e queste cose qui. Lui sbancava un pezzo di monte, cioè la Pietà di Michelangelo, che per carità è bella, tutto quanto, quelle sono 25 famiglie sfrattate dalle Alpi Apuà per sbancare la montagna e fare quella. Ma guarda che lì ci abita la madre, il figlio, con la madre e il padre con quattro figli, cosa me ne frega a me? Lì c'è un pezzettino di marmo dove c'è dentro il corno di Mosè, non so, quindi vabbè, abbattetelo allora, mandate via. E questa era la parte Questa è una parte spiegata. sulle Alpi Apuà. Partendo dalle coste del Nord Africa, e ovviamente non può entrare nei porti italiani perché sono chiusi, e quindi sta salpando per Bordeaux. Tutti a Bordeaux! Satira, Cornelio Roccatanica. Chiudiamo, diciamo, in bellezza e poi ci ritiriamo almeno dalla satira, un po' come fece Renato Carosone che la